La sua visione cristiana gli ha permesso di attribuire grande dignità a chi era scartato, messo ai margini della società. Tutto, egli diceva, diventa possibile con un'illimitata fiducia nella provvidenza divina. Di qui il costante risuonare del Deo Gratias sulle labbra di tutti coloro che a lui si ispirano. Maria Ausiliatrice, ti vogliamo ringraziare per il bene immenso che l'opera del Cottolengo continua a fare nel soccorrere tanti ammalati, tanti poveri, tanti bisognosi. Signore, di una parola e io sarò
asciuga le mie lacrime. Partecipe della Chiesa degli inizi, come madre di Gesù e madre dei discepoli. La comunità cristiana ha bisogno di invocarti come madre della speranza, alla gioia di rivolgersi con fiducia a te. Ripetiamo insieme: madre della Chiesa, prega per noi. Teniamo sempre la forza dallo Spirito e ti invochiamo. Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, hai consegnato ai discepoli i tuoi ricordi sull'incarnazione, sull'infanzia, sulla vita nascosta e sulla missione di tuo figlio, rafforzando così la fede dei credenti. Fa che anche noi, pregando il rosario, meditando i misteri, siamo consolati dal dono della fede e testimoniamo con gioia la nostra appartenenza a Gesù. Preghiamo, Madre della Chiesa. Presbiteri del mondo.
dona la salute ai malati, la speranza agli sfiduciati,